Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 20 agosto, noi ricordiamo San Bernardo da Chiaravalle. Ascoltiamo. Bernardo nacque nell'anno 1091. Appena nato, la madre, donna pia e devota, non contenta di offrirlo solamente a Dio, come aveva fatto con gli altri suoi figli, lo destinò in modo particolare al servizio della Chiesa. Fu quindi mandato a Châtillon per compiere gli studi nel collegio dei canonici di quella città. Nonostante i progressi nello studio, Bernardo era attratto dalla voce di Dio che gli parlava internamente. Una notte di Natale gli comparve il bambino Gesù. E Bernardo fu talmente invaghito dalla divina bellezza del Redentore che fu poi sempre devotissimo dell'Incarnazione. A circa 20 anni pensò di ritirarsi a vita monastica. Tutta la famiglia e i suoi parenti dapprima gli si opposero, ma egli fu così deciso nel suo proposito che poco dopo molti di quelli che si erano opposti seguirono il suo esempio. A questi si unirono altri, così che furono in 30 a seguire con lui la divina chiamata. Devotissimo di Maria, si narra che un giorno, passando davanti alla statua della Vergine, le rivolse il saluto angelico Ave Maria, ma lo disse con tanta grazia ed affetto che dalla statua si sentì rispondere Ave Bernardo. E per questo, grazie ai suoi numerosi scritti sulle grandezze della Madre di Dio, venne chiamato il Cantore di Maria. Di salute malferma, predicava ovunque con grande zelo, e le sue prediche erano talmente piene di grazia che accorrevano da ogni parte ad ascoltarlo e molti lo seguivano, chiedendo di essere accettati nel monastero. Morì il 20 agosto 1153 a 62 anni. San Bernardo, in una sua opera di come si possa arrivare all'amore di Dio, elabora una sorta di piccolo percorso che parte dall'amore di se stessi per poi arrivare di nuovo all'amore per se stessi, ma in una maniera un po' più profonda, un po' più completa, ovviamente comprendendo Dio. Che cosa accade, dice lui? Il primo passo è l'amore di se stessi, ma per se stessi. E lui dice praticamente l'amore dell'uomo creatura parte dall'essere animale, quindi parte dalla carne, dal fatto che ti devi prendere cura di te stesso per continuare a vivere, ad andare avanti. Quindi focalizzarsi sui propri bisogni è un atto molto molto importante per iniziare a muovere questo oceano degli affetti. E soprattutto perché a un certo punto questa cosa ci porta al punto 2, ossia all'amore di Dio ma per sé. Che cosa vuol dire? Che a un certo punto la creatura inizia a capire di essere non sufficiente a se stessa e quindi inizia a contemplare l'esigenza di un Dio perché ho bisogno di Dio per avere la vita. Allora inizia quel moto interiore dell'anima verso il creatore, verso Dio, ma è ancora un fine egoistico quello che la muove, ossia continuare a risolvere i miei problemi, i miei bisogni. Allora ci rivolgiamo a Dio perché abbiamo bisogno di Dio e non bastiamo a noi stessi. Il passo successivo è che poi scopriamo chi è Dio, iniziamo a scoprire la profondità del suo amore, la ricchezza dei suoi doni e al fatto che siamo creati per sempre. Allora iniziamo ad amare Dio in quanto Lui è Dio, proprio non perché noi ne abbiamo bisogno, ma perché Lui è l'amore più grande. E proprio la scoperta di questo amore più grande fa in modo che tutto questo grande amore poi sia rovesciato anche su noi stessi. Ed iniziamo ad amare noi stessi non per noi, ma per Dio, perché siamo riflesso del suo amore, perché siamo creature create per essere amate e perché a noi è destinata una bellezza incredibile. Questo percorso, detto in maniera molto semplice, a grandi linee, ma tu che stai ascoltando, dove ti trovi in questo percorso? Ancora alla fase 1, in cui sei solamente preoccupato dei tuoi bisogni e sono quelli che ti fanno vivere e magari per la fortuna nella tua vita hai mezzi sufficienti, diciamo, per badare a te stesso, quindi sei in una prosperità che non ti sta consentendo di abbandonarti nelle mani del Creatore riconoscendoti creatura. Sei al passo successivo in cui hai scoperto Dio, ma è semplicemente quel qualcuno di cui hai bisogno, insomma, per continuare ad andare avanti, o hai già assaporato un Dio per com'è
e quindi riesci ad amare te e gli altri non per cosa voi siete o per i vostri bisogni, ma perché siete creature amate e quindi infinitamente dignitose, è una sfida che abbiamo e noi ci affidiamo all'intercessione di San Bernardo per fare un passo avanti nella nostra vita dello Spirito. San Bernardo prega per noi.